Ormai ha preso piede una nuova forma di turismo legata all'ambiente, è il turismo naturalistico, argomento che è stato al centro di un incontro promosso da Trapani Welcome nel corso di educazione ambientale organizzato nell'ambito del progetto Riserva Saline. La tutela della natura può innescare un indotto economico con risvolti positivi per il territorio. La domanda di turismo naturalistico è in aumento in tutto il mondo ed il trapanese, così ricco di biodiversità, si presta perfettamente a questa nicchia di mercato dove la fotografia ha un ruolo sempre più importante, come ricordato da Giovanni Spinella, della sezione siciliana dell'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani. C'è un indotto legato alla fotografia naturalistica molto elevato, con tantissimi appassionati che si dedicano a questa attività perché semplicemente coglie il sentimento delle persone. Perché fare fotografia naturalistica significa essere vicino alla natura, vicino alla è come vivere un documentario in diretta, in prima persona, quindi è una cosa che piace a tutti. Poi chi si appassiona chiaramente ci dedica e ci investe molto tempo. Il territorio trapanese si presta molto alla fotografia naturalistica, potendo contare su un grande patrimonio di biodiversità, ma è fondamentale la sua conoscenza. La conoscenza di questo patrimonio che l'appassionato va cercando, perché troppo spesso, ahimè, le persone locali, le stesse persone che vivono il posto, non vedono ma non osservano, non riescono a percepire la grande importanza, la grande ricchezza che risiede in maniera naturale nel territorio. E noi qui ne abbiamo di ricchezza, qui. questa zona, questa costa, le saline, ma non solo, sono un patrimonio di biodiversità unico. Assolutamente, è un territorio talmente particolare con peculiarità pazzesche, vedasi per esempio è un corridoio migratorio per eccellenza, tante specie passano qua e ci restano e sono specie che magari possono vedersi qui e non in Nord Italia piuttosto che altri posti, quindi è assolutamente un bacino importantissimo in termini naturalistici. Il turismo naturalistico a livello mondiale ha numeri in forte crescita e potrebbe davvero prendere piede nel trapanese. Il turismo naturalistico è una realtà nel mondo, da noi è poco conosciuto, soprattutto nel sud Italia. Studi fatti hanno dimostrato che il 4,4% del turismo globale in realtà, come a livello di indotto, proviene dal turismo naturalistico. Ci sono realtà come l'Africa in cui si raggiunge addirittura un terzo è turismo naturalistico. Cosa serve? Servono luoghi che sono ricchi di biodiversità e noi, come abbiamo detto, abbiamo delle zone d'eccellenza come le Saline di Trapani, dove abbiamo appunto questi hotspot, cioè questi punti caldi dove si possono trovare tantissime specie animali e quindi vale la pena andare a visitare. Per fare questo però occorre andare a cercare di offrire anche una serie di servizi a corredo della già ricchezza che c'è dal punto di vista naturalistico, ovvero sia bisogna avere delle riserve con dei percorsi naturalistici, con della tabellonistica, con dei capanni attrezzati dove possono fare osservazioni senza fare spaventare gli animali e quindi si tengono vicini e poi organizzare pure queste guide che devono essere preparate. Bisogna evitare quegli fatti incresciosi che possono essere gli incendi, oppure l'immondizia che spesse volte viene abbandonata in queste zone, diciamo, di pregio naturalistico.